Ragazzi, quando ci raccomandiamo di cambiare la cinghia di distribuzione, la motivazione è proprio questa. Vedete? Quando non si sostituisce in tempo, la gomma si usura, diventa dura o diventa vecchia, oppure è proprio brutta la cinghia di distribuzione, va a capitare un danno del genere. Danno abbastanza oneroso. Ora vi spiego il motivo. Allora, se noi guardiamo la distribuzione che va montata tra l'albero motore e gli alberi a camme, in mezzo c'è poi la pompa dell'acqua e tutti i cuscinetti, cosa succede? Noi abbiamo l'albero motore che è collegato appunto ai nostri pistoni, ok? Ci siamo? Col suo volano, che il motorino di avviamento azione il volano, fa azionare anche l'albero motore. Se noi siamo in movimento e andiamo a spezzare la cinghia di distribuzione, queste due pulegge si fermano, quindi fermano gli alberi a camme, e non possiamo sapere in che alzata si è fermata la valvola, quindi quasi sicuramente si sono fermate aperte. Le valvole, se si fermano aperte, vanno in camera di combustione, quindi vanno un pelo più basse, mentre sale il pistone va a sbattere contro la valvola. Ora ragazzi, questa qua è una macchina che devo demolire, perché il proprietario non vuole spendere danari, vuole ormai vecchiotta, vuole demolirla. Ora vi faccio vedere cosa va a succedere. Se noi adesso ridiamo il motorino in avviamento, Cristian, accendi il motorino in avviamento. Vedete che, guardate, questa è la puleggia dell'albero motore, questi gli alberi a camme, sono fermi. Le valvole sono tutte quante ferme, molto probabilmente le ha tutte quante piegate. Fermati pure qui. Molto probabilmente le ha tutte quante piegate, perché essendo più basse il pistone sale, va a sbattere contro la valvola e crea un grande danno. Quando succede questo bisogna smontare tutto quanto, ragazzi, tutta la testata, guardare le valvole come sono messe, e se si è veramente fortunati non si spende una cifra esorbitante. Però sono cifre abbastanza onerose, ragazzi. Quindi mi raccomando, ragazzi, il mio consiglio è: manutenzionate la vostra macchina e cambiate quando è il momento la cinghia di distribuzione. Ciao ragazzi!